Ciao a tutti, sono Zia Anna Maria, benvenuti sul mio canale. Oggi farò la torta alle mele 3x9. Vi chiederete cos'è questo numero. Intanto la ricetta non è mia, è della signora Ludoson e io l'ho fatta già un bel po' di volte ed è piaciuta sempre. E il 3x9 indica il 3, il numero delle mele, e il numero delle uova. Invece il 9 indica i cucchiai. Non dovete misurare niente, solo con il cucchiaio. Quindi 9 cucchiai di latte, 9 cucchiai di olio, 9 cucchiai di zucchero e 9 di farina. Questo è tutto. Andiamo a vedere per procedere con la ricetta. Iniziamo, come per ogni dolce, a montare le uova, nel quale ho aggiunto un pizzico di sale e si vede, con lo zucchero. Quando le uova sono ben montate, passiamo ad aggiungere i 9 cucchiai di farina con una bustina di lievito per dolci e l'andiamo a setacciare. E frulliamo. Vado ad aggiungere un po' di aroma di limone. Se voi volete potete mettere la buccia grattugiata del limone. Aggiungo un cucchiaino. E poi affilo i 9 cucchiai del latte e i 9 cucchiai dell'olio. A questo punto andiamo ad aggiungere le 3 mele a pezzettini che io ho già irrorato con del succo di limone. Le inseriamo a mano. Il nostro impasto è pronto. Adesso lo versiamo in una teglia che io ho già preparato. Questa è rettangolare da 24 cm. Ho imburrato, messo carta da forno sotto e spolverizzato di zucchero semolato. E ora la passiamo in forno. Inforniamo a 180 gradi statico per 40 minuti, 45 minuti, calcolate voi, forno statico, altrimenti forno ventilato a 160, ma sempre per 40 minuti. Noi ci rivediamo fra un po'. La torta di mele 3x9 è cotta in 40 minuti. Adesso io la decoro utilizzando uno stencil con lo zucchero a velo e poi tagliamo una bella fetta. Tiriamo piano piano via ed ecco qua.
che è ancora calda. È sofficissima e vi assicuro che è molto molto buona. Grazie per aver visto questa ricetta, spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti se la preparate. Potete chiedere qualsiasi cosa, noi ci rivediamo alla prossima video ricetta, vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere dei like. Ciao!